Nel video di oggi vi farò vedere come si insegna al cavallo a venire da noi. Anche questa è una domanda che è venuta fuori durante una delle ultime mie live, in cui mi è stato chiesto come fare a far aumentare la velocità con cui il cavallo viene da noi quando lo andiamo a prendere nel paddock. Ecco, come ho già detto durante la live, bisogna prima insegnarglielo in campo, ovviamente con tutta l'attrezzatura del caso. Oggi lo vedremo e sarà molto interessante, perché vedrete che a un certo punto questo cavallo si spaventerà quando io comincerò a alzare un po' la mia richiesta, le mie fasi, la mia energia, e così vedrete bene anche cosa è necessario fare in una situazione del genere. Ma questo tra un attimo, dopo la sigla. Buongiorno e bentrovati. Oggi faremo un esercizio con San. San è un paint di un nostro carissimo amico, e vi farò vedere un po' come migliorare il vieni da me, quello che tecnicamente viene chiamato draw. Questo video mi è stato suggerito da un'ultima chiacchierata che ho fatto durante una live, in cui mi veniva richiesto di come fare per migliorare la velocità con cui il cavallo viene da noi quando lo andiamo a prendere nel paddock. Quindi, diciamo, il primo problema è riuscire a far sì che il cavallo venga da noi quando andiamo a prenderlo nel paddock, ma quello magari andatevi a vedere la live del 25 aprile, così vi rendete un pochino conto di quello di cui sto parlando. Comunque, sicuramente qualcuno di voi ha il problema del cavallo che quando l'andate a prendere se ne va, però questo non è il video per quella tipologia di problema, perché lì bisogna lavorarci da un altro punto di vista. Però una volta che siamo riusciti a far sì che quando andiamo a prendere il nostro cavallo, il cavallo venga magari da noi, come faccio a fare in modo che venga velocemente da noi, magari anche al trotto? Allora, c'è un esercizio che dovete praticare in campo con la corda e tutta l'attrezzatura che vi serve, perché chiaramente dovete preparare il cavallo in modo che poi dopo riconosca il vostro linguaggio del corpo anche in altre circostanze. Ovviamente si parte sempre dalle basi, e che adesso vi farò vedere, e le basi sono che il cavallo non abbia paura dell'attrezzatura, quindi deve essere super confidente con voi, con l'attrezzatura e anche con il posto dove siete. Se fate questo esercizio in un posto dove siete andati per la prima volta, è probabile che il cavallo sia distratto da mille altri stimoli che gli arrivano dall'esterno, e quindi non abbia una grande capacità di connessione nei vostri confronti. Per cui magari prima lasciategli esplorare il posto, portatecelo voi a mano, ogni angolo del campo, in modo che sia confidente anche con il luogo. Quindi confidente con voi, confidente con l'attrezzatura, confidente con il luogo. E ovviamente dovrebbe essere anche confidente con gli altri cavalli se ci sono in giro, e confidente con se stesso in qualità di studente, cioè quanto lui è abituato a stare sui banchi di scuola. Quindi vuol dire che lui deve conoscere già i sette giochi, vuol dire che lui deve già conoscere lo yo-yo, ok? Quindi questo io ve lo dico perché purtroppo magari tra di voi, chi mi segue da magari questo video, magari il primo video che vede, pensa che prende quello che gli serve e il resto lo lascia sta, ma non è così. Parelli non si può, non è come, cioè sarebbe come leggere un libro andando a prendere un capitolo in qua e un capitolo in là, ok? Non potete pensare di capire tutto e neanche la trama. Dovete iniziare dall'inizio, è la cosa migliore e è anche la cosa più veloce.
è quella che vi evita problemi e soprattutto è quella che poi dopo vi evita di andare a giro a dire che Pirelli non funziona. Non funziona per colpa delle persone che lo applicano male, non perché non funziona. Funziona con tutti i cavalli in tutte le condizioni, ve l'assicuro. Però tante volte le persone prendono le scorciatoie, non uniscono puntini, fanno i salti e poi dopo si ritrovano con un prodotto finale che non ha nulla a che vedere con quello che volevano. O peggio ancora, si sono fatti male. Quindi se non conoscete il programma, se è la prima volta che vi approcciate a questo programma, magari prendete un po' più maggiori informazioni, magari vedetevi tutti i 100 e più video che sono sul mio canale, magari forse sarebbe meglio fate un corso, ok? Contattatevi un istruttore Pirelli che è della vostra zona e gli chiedete quando fa un corso magari nella vostra zona, oppure se volete fare delle lezioni private, magari vi accorgete che ne avete uno vicino casa, non lo so, però iniziate a studiarlo in maniera progressiva e dettagliata. Poi se vi interessa, io ho anche un programma di distance coaching, mi contattate e io posso anche aiutarvi a distanza. Detto questo, passiamo all'esercizio di oggi. L'esercizio di oggi si chiama draw e significa vieni da me, ok? E per insegnarglielo dovrò utilizzare lo stick e la recinzione. Allora, vieni San, andiamo lungo la recinzione. Andiamo qua giù. La corda, io sto adoperando una corda da 7 metri, potete lasciarla in terra o potete tenerla in mano. Dipende quanto esperti siete e quanti problemi avete con le corde lunghe. Ci può essere un problema lasciandola in terra, che se rimane tra i piedi del cavallo, a un certo punto il cavallo la pesta e rimane un po' impiccato e l'esercizio non viene benissimo. Non che si spaventi, perché a questo livello qui, questo è già un cavallo di livello 2 da terra, quindi non ha problemi con la corda, ok? Quindi mi accerto che non ci siano problemi anche con lo stick, ma lo so già che lui non ha problemi con lo stick. Il suo proprietario è un anno che l'ha qui con noi, ci si è dedicato veramente anima e corpo e sta ottenendo dei grandi risultati. Allora, ok, quindi cos'è che voglio fare? Prima di tutto voglio vedere se lui riconosce il mio linguaggio del corpo. La mia fase 1, allora, lo metto lungo la recinzione, dritto. Ok. Mando un pochino indietro con un po' di pressione ritmica, guadagno un po' di spazio e guardo. La mia fase 1 è quando faccio questo, cioè comincio, alzo il piede e vado indietro, ok? Questa è la mia fase 1. Nello stesso tempo apro un pochino le braccia, ok? E lui lo conosce già, vedete? E guardo cos'è che fa lui, se viene verso di me o no. Ci sono dei cavalli che si impuntano, quindi vado indietro, apro un po' le braccia e lui viene verso di me. Questo va bene, ma io voglio di più, voglio trotto. Allora ho bisogno di un pochino più di spazio fra me e lui, ma non troppo, perché voglio, nel caso in cui debba toccarlo, ok? Voglio che il mio stick più il mio string più la lunghezza del mio braccio mi diano modo di riuscire a toccarlo qui più o meno, vedete? In questa zona qua, o anche più indietro, qua giù, Però qua giù dovrei essere ancora più vicino, quindi già qui è sufficiente. Qui no, qui non va bene, da qui in poi non va più bene perché siamo andati troppo oltre la linea di guida. La linea di guida è questa, vedete? Questa è la linea di guida, quella gialla che indica lo stick. Se io vado oltre la linea di guida, quella pressione che metto mi manda il cavallo indietro, non in avanti. Mentre se io la metto dietro la pressione, allora me lo manda in avanti. Però, linguaggio del corpo, apro fase 1, linguaggio del corpo. Fase 2 apro un pochino le braccia, fase 3 ruoto lo stick, fase 4 tocco sul garrese. Quindi apro, vado indietro, ok, vado indietro più veloce, apro, eccolo là, stop, due passi indietro, bravo, faccio di nuovo ma dalla parte opposta, cambio mano, stick nella mano sinistra. Avete visto solo fino alla fase 3 adesso,
Adesso vi faccio vedere la fase, anche la fase 4, così magari vi rendete meglio conto di quello che c'è da fare anche nel caso in cui il vostro cavallo non venga verso di voi, eh? Quindi vado un pochino indietro, apro, un pochino indietro più veloce, apro, più veloce. Fase 4, tac, tocco sul garrese, avete visto? E stop, due passi indietro. E grazie. Non voglio che vada in tensione la corda. Al momento che va in tensione la corda, devo usare stick e string. Lo rifacciamo, quest'altra parte. Se ho bisogno di migliorare la sua risposta, mi avvicino e voglio che parta subito al trotto. Vado indietro, tocco. Eccolo là. Vado indietro, tocco. E sì. Se è un po' impressionato, va bene, non è un problema. Eccolo là. Proprio questo volevo. Ok, vedete? 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 Ok. Trova una soluzione diversa. Trova una soluzione diversa. La soluzione è vieni da me. La soluzione è vieni da me. La soluzione è vieni da me. Non importa il galoppo. Ok. Bravo. Vedete? Non succede nulla. Alzo l'energia, lui alza l'energia e gli devo far trovare la soluzione. Ok, bravo. Vieni da me. Bravo. Avete visto perché prima ho messo la sicurezza di andare indietro quando mi fermavo? Perché sennò lui magari mi passava di lì. Invece io voglio che lui si fermi. Di nuovo, apro, chiedo. Ok, continua un po' a impaurirsi perché non è abituato alle fasi alte. Ok, vieni. Ok, vieni verso di me, vieni verso di me, non andare via da me, non andare via da me, non andare via da me, eccolo, quella è la soluzione. Bravo, ora si comincia a premiare. Chiedo di nuovo, vieni da me, ecco, meglio, bravo. Voglio che cominci a pensare quell'energia che mette per andare in giro, metterla per venire da me. Vieni. Oh, anche un passettino di galoppo. Bravo. Do un pochino più di spazio adesso. Vieni. Eccolo qua. L'hai visto? Problema risolto. Avete visto? L'energia che metteva là ha cominciato a dire se la metto andando da lui ci guadagno anche, e ha cominciato a cambiare l'opinione di quando metto più energia lui mi dà più energia, ma la mette dove voglio io, non scartando o andando in giro. Questo può succedere nei cavalli che magari diciamo molto spesso le persone hanno paura di fare le fasi alte. E allora una volta che vogliono un po' più di energia, fanno una fase alta e il cavallo perde la testa, perché non è confidente con una richiesta a un livello energetico più alto. E questa tante volte è l'errore che si trova nelle persone che studiano il programma Parelli, che arrivano a un certo punto e poi si bloccano lì. Cioè non vanno avanti perché hanno paura di chiedere di più, hanno paura delle reazioni del cavallo, e invece no. Noi dobbiamo aiutare il cavallo a capire semplicemente quando diciamo ehi, sveglia, è adesso il momento di mettere energia, ma su quello che stavi facendo, oppure quando è il momento di dire stop, relax, perché adesso la mia energia è giù. Quindi con questo esercizio qui migliorate il vieni da me. È chiaro che se io riesco a farlo qui da 6, poi quando sono in libertà lo vado a prendere nel paddock, chiederò 3 4,
non 6 o 7, ok? Perché qui sono con la corda, sono in una situazione ideale per poter insegnare, ok? Non voglio insegnare quando il cavallo ha la possibilità di trovare mille altre soluzioni rispetto a quella che io desidero. Spero che sia tutto chiaro, spero che anche questo video vi abbia dato qualche spunto. Mi raccomando, fate attenzione, perché questo esercizio qui è il vieni da me. Se lo fate su un sinistro che viene da voi con le orecchie schiacciate e vi apre la bocca, poi dopo vi passa sopra e è un vieni da me che non va molto bene, siete d'accordo? Quindi dovete prima di tutto mettere a posto il rispetto, prima di tutto mettere a posto il non entrare nel mio spazio. Avete visto là che il cavallo stava per passarmi accanto ma si è bloccato, perché io prima laggiù gli ho detto per due volte: sei stato troppo vicino, vai indietro. E lui comincia a dire: ah ok, io là non ci devo entrare, se ti fermi non devo venire verso di te, non devo cercare di bucarti, ok? È importante, è fondamentale, non lo fate questo esercizio se non ci avete il cavallo che vi rispetta gli spazi, perché se no vi passa sopra. Invece se avete un cavallo che rispetta gli spazi, che sta a posto, che non ha problemi a rispettarvi, eccetera eccetera, allora potete cominciare a metterlo piano piano. E come al solito, se avete problemi, contattate un istruttore di riferimento, contattate me, contattate qualcheduno che sa come insegnarvi, quindi un istruttore Parelli. Io ripeto sempre un istruttore Parelli, perché ce ne sono mille in giro che insegnano Parelli ma non sono istruttori. Ma non è la stessa cosa essere un quarto livello Parelli o essere un istruttore Parelli, ok? Io posso sapere tutto quello che mi pare sul programma Parelli, ma non è detto che lo sappia insegnare. Magari io sono bravissimo e fighissimo con i miei cavalli, ma non è detto che lo sappia insegnare. Se una persona è anche un istruttore Parelli, vuol dire che ha attraversato un processo per cui è stato verificato e certificato che quella persona lo sa anche insegnare. Mi raccomando, non fate gli errori che purtroppo fanno tanti. Se avete bisogno, siamo una ventina, 22 in tutta Italia, andate sul sito professionals.parelli.com, guardate quello più vicino a casa vostra, contattatelo, oppure contattate me e vi ci metto io in contatto, oppure organizzate un corso presso la struttura dove siete voi. Insomma, i modi ci sono, non vi fermate al primo momento di stallo e dite: boh, in qualche maniera faccio da me, poi vi fate male. Ok? Se vi è piaciuto il video, fatemelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale, lasciate un like, insomma tutte le cose che sapete già, che vi ripeto un miliardo di volte. E buona giornata, buon proseguimento e ci vediamo la prossima settimana. To what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving this like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road.